Radio Incontro Magazine. A Radio Incontro oggi ospitiamo Lucia Fiumi, che è presidente dell'AUCUMA. Adesso ci spiega la sua associazione. Buongiorno Lucia. Buongiorno. Allora sì, l'associazione AUCUMA è la formula per Associazione Umbria Canzone della Musica d'Autore. È un'associazione che esiste da tanto tempo in Umbria e diciamo ha sempre organizzato eventi importanti, e soprattutto l'inverno, insomma la stagione invernale di concerti e spettacoli comici d'autore. Abbiamo anche i concerti della tournée. Sì, da qualche anno AUCUMA ha cambiato il nome a quella che era la storica stagione della canzone d'autore e l'ha intitolata tournée. Tournée esiste oramai da 4-5 anni e quest'anno è veramente una vera e propria tournée, perché da Perugia, Assisi, che erano un po' il fulcro dei concerti insomma invernali, quest'anno tournée si sposta anche in altri comuni della regione, quindi saremo a Gualdo Tadino, a Panicale, a Spello, quindi insomma a Trevi, una stagione diffusa diciamo sul territorio regionale. Quali sono gli appuntamenti che ci aspettano? Allora, innanzitutto diciamo parliamo di Massimo Ranieri, perché è un appuntamento che era andato già sold out nel 2020 e che finalmente incrociamo le dita insomma a recuperare venerdì prossimo, quindi il 14 gennaio. Poi abbiamo altri concerti importanti, abbiamo programmati anche in Negramaro al Palasport, tutto questo sarà da vedere con le normative Covid, in marzo. Poi abbiamo i Tiro Mancino, abbiamo l'omaggio a Morricone, il maestro Giovanni Allevi, al Lyric di Assisi, tanti bei concerti, la Sara Marini, i fratelli Mancuso a Trevi, quindi tanta roba. In più abbiamo anche spettacoli di diverso tipo, abbiamo in programma Roberto Mercadini in una doppia data a Gualdo Tadino, a Perugia il 15, a Gualdo Tadino il 16. Quindi insomma una programmazione varia un po' per tutte le fasce d'età e per tutti i gusti. Abbiamo già avuto infatti ospite a Radio Incontro Roberto Mercadini, che ha presentato il suo spettacolo che ci sarà sabato a Perugia e domenica a Gualdo Tadino, tutti e due gli spettacoli alle ore 21, a Perugia alla Sala dei Notari. Ma sì, Torniamo a parlare adesso dello spettacolo, del concerto di Massimo Ranieri. È ancora possibile acquistare i biglietti? Sì, ancora c'è una piccolissima disponibilità dovuta al fatto che, come ho già detto prima, l'evento era programmato nel 2020 e c'erano delle prenotazioni poche, diciamo si contano le dita d'una mano, che sono alcune state annullate perché dopo 2 anni ovviamente la gente magari ha cambiato idea o comunque altri impegni eccetera, e quindi ecco ci abbiamo una piccola ancora disponibilità che ci piacerebbe insomma dare riempire la possibilità ancora a qualcuno. Sì, ma soprattutto ecco perché la gente, siccome ci sono tantissime richieste e si sa che l'evento è sold out, volevamo dire appunto che ancora c'è questo piccolissimo carico di biglietti disponibili. Sarà da Assisi al Teatro Lyric. Sì, assolutamente, venerdì 14 alle 21 al Teatro Lyric. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticket Italia o direttamente lì in teatro. Lo spettacolo si chiama Sogno Sondesto in viaggio. Sì, e sarà un appuntamento meraviglioso con Massimo Ranieri. Assolutamente, noi abbiamo già vissuto l'esperienza qualche anno fa al Lyric con questo artista fantastico e instancabile, tiene la scena come pochi altri, e nonostante insomma no, anche oramai diciamo una certa età, ma è un artista incredibile Massimo Ranieri, che emoziona tutte le volte il pubblico. È vero, e sarà sul palco, canterà le sue magiche canzoni, ma anche degli omaggi agli artisti della musica italiana, è vero? Ah, sì sì, assolutamente, come è sempre un po' strutturato diciamo oramai da anni i concerti di Massimo Ranieri. Si dividono tra quella che è il suo repertorio importante, anche canzoni che hanno vinto, come ricordiamo, il Festival di Sanremo,
e quindi un repertorio ricchissimo tra canzoni della tradizione napoletana e anche omaggio ad altri importanti artisti e cantanti italiani. Ecco, saranno canzoni e monologhi, ci sarà anche una parte teatrale dedicata a Edoardo De Filippo e Nino Taranto e poi, come sempre, queste canzoni e monologhi che si intrecciano in racconti che soltanto, credo, Massimo Ranieri riesce a regalare. Sì, lui è veramente un artista completo, quindi diciamo lo spettacolo è assolutamente affascinante perché riesce a mettere insieme anche tante arti, no? Oltretutto ci sono sempre coreografie bellissime durante appunto il concerto di Massimo Ranieri, quindi è veramente bello, bello, bello da vedere e da gustare. Io vorrei ricordare anche che lui interpreterà canzoni di celebri cantautori italiani, ma anche internazionali, perché si va da Fabrizio De André a Francesco Guccini fino a Charles Aznavour. Quindi sarà veramente una cosa meravigliosa. E lo vogliamo ricordare venerdì 14 alle ore Ore 21, 21. ecco, al Teatro Lyric di Assisi, Massimo Ranieri con il suo Sogno o son desto in viaggio. Lucia Fiumi, che è il presidente dell'associazione AUCM, Associazione Umbra Canzone, E musica d'autore. che hanno organizzato, che ha dato vita a tournée 2021-2022. Iniziamo con questo gennaio pieno di cose importanti come appunto i due appuntamenti con Massimo Ranieri e Roberto Mercadini. Noi magari ci risentiremo per i prossimi appuntamenti, Lucia. Assolutamente, con molto molto piacere. Incrociamo le dita per questo periodo un po' particolare e Eh un sì. po' difficile per lo spettacolo, ma speriamo che tutto vada bene, vada per il meglio e ci godremo un 2022 pieno di musica, pieno di teatro, eccetera. Speriamo sempre questo, assolutamente. Innanzitutto lo speriamo per l'andamento proprio dell'epidemia che dia un po' di respiro a tutti noi. E poi per lo spettacolo soprattutto, perché è importantissimo, insomma, per il nostro spirito, per lo spirito di tutti. Per lo spettacolo dal vivo, soprattutto. Sì. Certo. Quindi, Bene. grazie. Grazie a te, grazie a te. Niente, aspettiamo Massimo E Ranieri a e ce lo presto. godiamo. Assolutamente, grazie mille, un saluto a tutti. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Radio Incontro Magazine.